È pronto anche questa volta per partecipare alle Olimpiadi di Londra del 2012 e se tutto va bene anche a vincere una medaglia o comunque a piazzarsi in buona posizione, singolarmente o più verosimilmente in coppia. È ancora una volta il campione olimpico padovano di canottaggio, Rossano Valtarossa, ad annunciare la sua disponibilità, voglia e forma fisica per partecipare alle prossime Olimpiadi e di mettersi dunque ad allenarsi per questo importante traguardo, se ovviamente il commissario della Nazionale Tecnica di qui a maggio vorrà selezionarlo e affidargli la maglia azzurra ancora una volta, già portata per 18 anni. Il suo bagaglio sportivo parla di 4 medaglie olimpiche, 10 medaglie ai campionati mondiali, ma soprattutto è l'unico atleta padovano ad aver partecipato a 5 Olimpiadi e l'unico che a livello nazionale ha conquistato più medaglie sempre alle Olimpiadi, con l'ultimo argento ottenuto a Pechino. Partita la sua carriera sportiva con la barca singola, il sogno di Rossano rimane quello di gareggiare e magari vincere con questa barca, anche se dice di sapersi adattare anche a barche multiple più veloci. È un po' la sua scommessa con l'età che avanza, verso i 40 anni, con la vita privata, visto che è diventato papà solo lo scorso anno, e perché no, anche con l'esperienza dell'alluvione, che ha messo in ginocchio la canottiere, di cui Galtarossa è direttore degli impianti sportivi. C'è stato anche un momento in cui ho pensato che fosse un segnale negativo, che mi voleva far capire che magari potevo considerarmi un ex atleta, però l'ostinazione che abbiamo messo nel cercare di costruire la canottieri, che è un'operazione che sta arrivando al suo termine, quindi siamo a buon punto, con grande determinazione e grande impegno da parte di tante persone, la sto cercando di mettere anche di nuovo nel canottaggio. È chiaro che mi ha ostacolato in un momento importante di ripresa, però ne sono consapevole e mi godo di più i piccoli miglioramenti che sto conquistando. Spero che questo non abbia inficiato, perché siamo a rischio di essere in ritardo con la preparazione come periodo, perché il tempo corre, però insomma lo facciamo con serenità, ci proviamo, ci provo, e come ho imparato a fare da un po' di anni, dentro la mia testa c'è sempre un obiettivo che è un po' di una finale olimpica, un po' di una medaglia, però cerco di impormi una cosa più importante: finire la mia prova, che possa essere una gara, che possa essere una sfida, senza rimpianti. Quindi io mi imporrò di finire anche questa sfida che mi sto partendo a fare senza rimpianti, anche se dovesse il risultato poi non essere così esaltante come invece mi auguro possa essere, chiaramente. Però consapevole di tutte le difficoltà, di tanti fattori, la cosa che vorrò poter dire: ci ho provato con tutto me stesso e vedremo.